Ciampi. Sì, perfettamente conosco il problema. Ne avevamo parlato tanti anni fa sulla globalizzazione, che definivo selvaggia, nel senso che non veniva amministrata in un certo modo. Cos'è successo? Che tutti i grandi manager sono andati a comprare i componenti dove costavano meno, facendo tabula rasa e bruciando tutte le nostre aziende, ad esempio di microprocessori, che è stata la prima ad essere bruciata. Oggi la Cina, che è una delle principali fornitrici, che ha problemi interni di energia, tant'è che, non so se tutti lo sanno, la Cina ha le aziende cinesi hanno razionato il consumo, per cui lavora una settimana sì, una settimana no, e le aziende energivore hanno grandissimi problemi perché non gli viene erogato l'energia. Questo per me fa sì che il materiale dalla Cina non arriva più con la stessa misura che arrivava prima. Poi dobbiamo mettere in mezzo, anche per un discorso di aumento generale delle materie prime, che i container dall'Asia costavano $3,000 a container, oggi costano $17,000 a container. È chiaro che sono sestuplicati nel loro volume, molta gente non ha più convenienza a comprare là, al di là del fatto che oltretutto, malgrado il prezzo, mancano, per cui ritardi di consegne, eccetera, eccetera. L'effetto qual è? Quello sicuramente dell'aumento di tutte le materie prime, ma addirittura un effetto un po' più a lunga scadenza e molto più preoccupante è l'assenza, ma anche l'aggiottaggio di certi prodotti che sono legati ai microchip o al futuro nostro, cioè il fotovoltaico. Il silicio non c'è più da nessuna parte. Il più grande produttore di pannelli solari o fotovoltaici è la Cina. Sì. Fra un po', quando partirà la gara di finanziamento per quanto riguarda la transizione energetica, ci sarà una grandissima richiesta di pannelli di questo centro di fotovoltaico, ma la Cina ne farà diciamo da leader del mercato perché possiede il silicio. Questo è una delle questioni, ce ne sono tante altre. Allora, no, volevo semplicemente ricordare che proprio ieri Christine Lagarde, che è la presidente della Banca Centrale Europea, ha ricordato che la carenza di queste materie prime per l'industria durerà diversi mesi, la carenza di materie prime, di attrezzature e di manodopere. Questa filiera, diciamo, pesa sulla produzione manifatturiera e ovviamente poi si ripercuote sulla crescita, no? In questo caso dei paesi europei. Non so perché, parlando di semiconduttori, microprocessori, silicio, è spuntata Francesca Reggiani. Buongiorno! Buongiorno!